SketchUp fa rendering? Non proprio. Parliamone in questo breve video: come ottenere immagini fotorealistiche da un ambiente intuitivo, agile come SketchUp, dal momento che non c'è un motore di rendering integrato al suo interno. Vediamolo, si tratta di utilizzare alcune estensioni. Mi presento, sono Marco Chiarello, sono un architetto specializzato in SketchUp da vari anni. Ho un canale YouTube dedicato a questo tema. Ho scritto due manuali e un mio sito con i miei videocorsi. Quindi, insomma, mi occupo di SketchUp veramente a 360 gradi. In questo breve video vorrei parlare proprio di questo: come realizzare rendering all'interno di SketchUp. Infatti, normalmente la visualizzazione che abbiamo in SketchUp è di questo tipo, bianco e nero, oppure con dei colori. Possiamo anche attivare luci e ombre, ma non avremo una reale distribuzione della luce. Ciò significa che abbiamo comunque delle zone di colore piatto, non abbiamo una sfumatura che ci renda l'idea della vera e propria diffusione della luce all'interno dell'ambiente. Non abbiamo nemmeno le luci artificiali, non possiamo far uscire luce da una lampada o da un neon per vederne la diffusione all'interno dell'ambiente, per l'appunto. Perciò si tratta di installare estensioni. Che cosa sono le estensioni? Andiamo qui nel menu estensioni e apriamo la galleria ufficiale, dove ce ne sono centinaia. Si tratta di strumenti realizzati con lo stesso linguaggio di programmazione con cui ho fatto SketchUp, ovvero Ruby. E quindi sono strumenti aggiuntivi, è un qualcosa che noi installiamo all'interno di SketchUp. Gli aggiungiamo questa potenzialità che di base non c'è. Quindi qui strumenti ce ne sono tantissimi, a migliaia. Diciamo che di motori di rendering, come minimo, ce n'è qualche decina. Nella barra di ricerca in alto scrivo render. E come si può vedere, ce n'è di vari tipi, di varie fasce di prezzo, in varie lingue. Come si fa ad orientarsi fra tutte queste? O come ha fatto il sottoscritto, che ne ha provate negli anni a decine, vedendo se mi trovavo bene con una o con un'altra, oppure proviamo a seguire qualche suggerimento. E il suggerimento è questo: provare a partire da quelle consigliate dal sito italiano SketchUpItalia.it, e sono due: V-Ray for SketchUp ed Enscape. V-Ray è probabilmente più famoso al mondo, ha un sacco di strumenti potenti ed è perfettamente preparato per riuscire a farci estrapolare immagini fotorealistiche dai nostri modelli 3D. Enscape è un altro tipo di strumento, nel senso che è più vocato al rendering real time, cioè alla possibilità di navigare in tempo reale all'interno del modello e vedere la renderizzazione di tutto lo spazio circostante. Questo è il sito che abbiamo realizzato dedicato a Enscape, si chiama enscapeitalia.it, in cui ci sono vari video sulle varie funzionalità incorporate. Come si può vedere, si può veramente vedere in tempo reale il rendering tutto attorno a sé. Ora, è difficile confrontare i motori di rendering, è anche una questione di feeling o di esigenze che si hanno. Possiamo dire così che Enscape certamente ci permette di esportare vari tipi di output: video, realtà virtuale, immagini panoramiche, link con cui vedere il modello online e navigare al suo interno. V-Ray invece è uno strumento più pensato, diciamo, per la fotografia. Praticamente in forma digitale, cioè permette veramente di ricreare situazioni fotografiche all'interno del modello 3D con tanto di proprietà per tutti questi aspetti legati alla luce, legati ai materiali, legati al motore, al calcolo del rendering finale. Ce ne sono poi anche altri, chiaramente, come abbiamo visto, sono proprio parecchi, ce ne sono anche alcuni di gratuiti. Bisogna provare a sperimentarli, appunto, come dicevo, è una questione anche un po' di capire quali sono le proprie esigenze, quali sono le proprie aspettative. Questi un paio di suggerimenti, insomma, veramente messi in fila giusto per iniziare. Quindi, SketchUp di suo, di base, rendering non ne fa. La versione online di SketchUp nemmeno, perché non è possibile installare estensioni nella versione online, cioè SketchUp free. Su
Solo nella versione Pro, quella desktop installabile su PC, è possibile installare le estensioni. Quindi non basta fare altro che andare a spulciare un po' fra le estensioni di rendering esistenti, sperimentare magari per prime queste che ho indicato, che io personalmente trovo molto potenti e molto azzeccate per la progettazione, e quindi entrare anche in questo fantastico mondo della realizzazione dei rendering. Buon divertimento!